Allora, la prima proposta ha a che fare con la realizzazione, la progettazione, la realizzazione di un osservatorio sulla telemedicina di intelligenza artificiale. Noi abbiamo avviato con il PNRR, ma anche con altre iniziative, tutta una serie di attività che devono portare nel tempo allo sviluppo della medicina digitale da un lato e della telemedicina dall'altro. Tutto questo peraltro è possibile se lo sviluppo della medicina digitale e della telemedicina si concretizza anche nelle aziende, okay? Perché questo flusso di dati che deve alimentare l'intelligenza artificiale parte dalle aziende. Vedete, questo è un aspetto di assoluto rilievo, non c'è solo la differenza tra stati membri dell'Unione Europea, c'è una differenza tra regioni a livello dell'Italia, c'è una differenza di aziende all'interno di ciascuna regione. E oggi penso, come è accaduto ieri e come accadrà domani, come accade tutti i giorni dell'anno, nella mia azienda, l'ASL Roma 2, si sono accesi i computer e stanno funzionando qualcosa come 300 applicativi diversi. Di questi una parte non parla con gli altri. D'accordo? Quindi se noi non immaginiamo anche un programma di lavoro, una progettualità che oltre a definire le caratteristiche del sistema a livello più alto, sia questa Unione Europea o lo Stato, lavora anche sulle aziende e le accompagna per sviluppare la telemedicina, il rischio è che ci troveremo con delle scatole vuote. L'esperienza del fascicolo sanitario elettronico, penso, almeno quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, è ancora, penso, nelle menti di tutti noi. Perché un osservatorio? Perché da un lato nelle aziende il PNRR, i finanziamenti che arriveranno, saranno un formidabile momento per spingere tutte le innovazioni tecnologiche che dobbiamo fare, ma c'è una componente che il PNRR non può comprimere, che è il change management all'interno delle aziende. Non è sufficiente introdurre la tecnologia, non è sufficiente avere un protocollo per avere la medicina digitale e per avere la telemedicina. Sono processi, ahimè, lunghi che richiedono anni di lavoro. Per poter lavorare in ambito di telemedicina, per poter fare un teleconsulto, è fondamentale che gli operatori fra loro, voglio dire, abbiano sviluppato un rapporto di fiducia, siano abituati a lavorare assieme. Oggi questo non accade ancora dappertutto, quindi ci sono delle sperimentazioni che hanno ovviamente prodotto degli impatti anche interessanti, ma non è una realtà diffusa in tutto il paese, per cui noi ci dobbiamo interrogare su come possiamo accelerare i tempi, cioè fare in modo che a fronte dell'investimento che è stato fatto, che sarà fatto con il PNRR per colmare il gap dal punto di vista tecnologico, quindi per poter avere applicativi, per avere hardware, per avere quello che serve per poter fare telemedicina e medicina digitale, riusciamo anche ad accelerare i processi di change management all'interno delle aziende sanitarie. E uno dei punti è proprio l'idea di riuscire a realizzare un osservatorio. Un osservatorio importante perché consente di censire le esperienze che si sono sviluppate in questi anni. Non dimentichiamoci che noi abbiamo incominciato in questo paese a parlare di telemedicina da oltre un decennio, perché le prime linee di indirizzo sono state elaborate nel 2010, sono state portate alla conferenza Stato-Regione nel 2012, poi c'è stato un percorso che ha portato alla loro approvazione, alla adozione di provvedimenti a livello di regioni italiane. Questo è stato un percorso che ci ha accompagnato fino al 2017-2018, però poi quando è arrivato il Covid la telemedicina, ci siamo accorti, non era proprio così diffusa, e quindi abbiamo bisogno di recuperare questo gap e dobbiamo lavorare anche sulle esperienze che si sono sviluppate. Dobbiamo un osservatorio ci consente anche di non disperdere, no? Questa importante esperienza, e ci consentirebbe anche di avere delle finestre aperte
sulle esperienze internazionali di successo. Queste esperienze possono essere classificate in vario modo, adesso qui telemedicina, telemonitoraggio, medicina digitale, cyber security, e potrebbero essere classificate, valutate rispetto ai tempi di implementazione, ai costi, ai risultati che hanno prodotto, la possibilità di scalare, di replicare queste iniziative, dando a tutte le aziende la possibilità di navigare all'interno di questo osservatorio e di poter acquisire le esperienze che maggiormente sono adattabili alla propria realtà. L'idea quindi è quella di avere un soggetto istituzionale scientificamente riconosciuto che possa fare da punto di riferimento a livello nazionale, dove le aziende possono caricare le proprie esperienze sapendo che poi questo soggetto le andrà evidentemente a valutare.